Compro una sportiva a benzina o un'auto elettrica? Cominciamo da un giro per Milano assieme al mio esperto di fiducia. Dai, andiamo. Voilà. Olè. La prima volta che guido una macchina full electric e facciamo un giro fino ad arrivare in centro a Milano. Dove le auto elettriche possono entrare e quelle termiche no. Esatto, la prima sensazione che ti posso dire è sicuramente una guida rilassante. Questo tipo di accelerazione forse non lo trovo neanche nel 1.4 Tour. Sembra indicare che il consumo in questo momento di kilowattora per 100 km sia tendenzialmente più alto. Sì, sì. Considerando che adesso è la situazione ottimale per l'elettrico perché ti fermi, non consuma. Però in estate avrai bisogno dell'aria condizionata. L'aria condizionata è una delle componenti meccaniche che ti assorbe più energia. Eccola qua. Dovremmo scendere. Andiamo a prendere un po' di pioggia, vai. Ok, togliamo il tappo, mettiamo il cavo. Ora tutti i dati per il credito. In teoria l'app prevede che adesso ci arrivi un codice. Viene male vedere quel cavo elettrico nell'acqua, non so voi. Cioè io sto aspettando il messaggio. 5G, il segnale è pieno. E come mai non arriva? Chiediamo un nuovo codice. Ho raggiunto il numero massimo consentito di richieste per un nuovo codice. Riprova tra qualche ora. Ah, rimettiamo via i cavi. E ricominciamo. Tutte queste macchine parcheggiate, tu immaginatele elettriche, sarebbero da ricaricare. Dovranno aumentare in maniera esponenziale, diciamo, gli stalli di rifornimento. Eccola qua. Ah. E siamo fregati perché è occupata. È occupata. Voi sapete come funziona? No, ci stiamo provando adesso. Perché? Anche voi nuovi? Sì, stiamo andando al ristorante, ci vogliamo fermare e caricarla. Così intanto parcheggiamo anche. Ci stiamo provando a registrare adesso, ma... Devi sottoscrivere un contratto. Onestamente è un po' troppo macchinoso per caricare una macchina. Sì. Dov'è lo username? Devi cominciare tutto da capo. Perché? Continua a dirmi, manca lo username, ma... Come chiamare il call center, scusa? Tutti i nostri consulenti sono momentaneamente occupati. Ci preghiamo di restare. Allora, siamo partiti con un'autonomia nominale di 259 km. Ora ne abbiamo 116, ma ne abbiamo percorsi solo 63. In pratica, l'energia che secondo l'auto ci avrebbe permesso di percorrere 143 km, in realtà ce ne ha fatti fare solo 63. Considerato l'uso del tergicristallo per la pioggia e un po' d'aria condizionata per spannare i vetri, alla fine dei conti il consumo reale è comunque più del doppio di quello promesso dalla batteria. Avvicina la carta, inserisci la spina entro 90 secondi, corri, 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 la spina entro 90 secondi, va. Attenzione. In manutenzione. Andiamo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Non ci resta altro che aspettare 2 ore e 10 minuti. Buongiorno. Buenos dias. Allora, un bel pienone di benzina. Stacchiamo la presa, il connettore lo riponiamo qui con 20 euro. Vediamo quanti chilometri abbiamo percorso. 70 chilometri. Quindi fondamentalmente ci costa più della benzina. Ricapitoliamo, con 20 euro di ricarica abbiamo percorso 70 km, mentre con la stessa auto nella versione a benzina, con 20 euro ne avremo percorsi 178. Per risparmiare dovremo ricaricare l'auto solo in casa, dove le tariffe possono essere anche un terzo rispetto al prezzo alla colonnina stradale. Ma a Milano quanti sono i fortunati con un box privato dotato di presa elettrica? Nel 2023 solo 4 italiani su 100 hanno scelto un'auto a batteria. Per stimolare il mercato che non decolla, il governo ha previsto 1 miliardo di incentivi proprio per chi intende passare ad auto ibride ed elettriche. Quasi un quarto viene dagli incentivi sull'elettrico degli anni scorsi che non sono stati utilizzati perché la gente, anche con l'incentivo, l'auto elettrica non se la compra. Lui è il professor Pierluigi Del Viscovo, fondatore del Centro Studi sull'Automotive, Fleet e Mobility ed editorialista del Sole 24 Ore e del Giornale. È scomodo avere un'auto che non è al tuo servizio, ma che chiede che tu sia al suo servizio. Lo scopo delle auto elettriche è anche quello di ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento. Partendo dal totale delle emissioni in miliardi di tonnellate dell'Unione Europea, le auto sono 0,34 miliardi di tonnellate, che sulla scala mondiale significa che non arriviamo manco all'1%. Quindi se anche noi avessimo con la bacchetta di Harry Potter tutte le macchine istantaneamente adesso elettriche, noi
al pianeta faremmo il solletico dal punto di vista delle emissioni di CO2. Questa è la realtà. Però c'è anche il versante legato all'emissione di materiale particolato. Assolutamente. Che è cancerogeno. Qui lei vede che l'abbattimento che c'è stato delle polveri sottili del diesel è stato un abbattimento intorno al 93%, e gli ossidi di azoto hanno avuto un abbattimento che sul diesel è arrivato al 97%. Chi ha un euro zero e dall'euro zero passa a un euro 4 ha fatto un grande favore all'ambiente. E quindi perché l'Europa ha deciso di fare questo passaggio all'elettrico? Totale. E questo però lo devi chiedere all'Europa, abbia pazienza, io che ne so. Al Salone di Ginevra quest'anno si nota l'assenza di diversi grandi marchi europei. Come mai? Da un lato non hanno modelli nuovi da presentare, dall'altro lo sviluppo dell'elettrico ha drenato molte risorse, dunque si trovano un po' in crisi. In compenso, il passaggio alle auto elettriche sta facendo emergere nuovi attori nel mercato. Abbiamo un nuovo brand americano e tre cinesi. E che impressione le hanno fatto? Ho la sensazione che abbiano una strategia molto chiara e un desiderio molto forte di conquistare il mercato europeo. Questa è la prima auto cinese che entra sul podio delle auto dell'anno europee ed è la SIL. È quella che vuole fare le scarpe alla Tesla. Il prezzo base è circa 43.000 euro. Ha due motori elettrici e va da 0 a 100 km orari in 3,2 secondi. È un aereo praticamente. Vieni. Ti faccio vedere il nostro modello più venduto. Qual è il segreto di questa macchina? La conformazione. È un'ibrida ricaricabile con quattro ruote motrici. Garantisce grande comfort e fa circa 20 km con un litro. Come mai avete scelto di produrre così tante auto ibride? Siamo entrati nel mercato europeo con le auto elettriche, ma ci siamo accorti che qui non siete ancora pronti. E invece così voi siete pronti per conquistare il mercato europeo? Sì. Siamo qua per questo. In Cina invece l'elettrico è molto diffuso, però l'energia la producete bruciando carbone. Sì, in Cina abbiamo molte riserve di carbone. In realtà le auto elettriche servono a ridurre l'inquinamento all'interno delle città. Così l'inquinamento si sposta in campagna? Beh, le nostre grandi centrali di carbone hanno degli efficienti filtri contro l'inquinamento. Certo, le emissioni di CO2 sono inevitabili, ma quelle non sono inquinanti. Producono solo l'effetto serra. Però c'è anche una quota di inquinamento dovuta all'estrazione dei minerali per fare le batterie. L'inquinamento è un grande tema che riguarda tutto il mondo, ma in Cina le norme che regolano l'estrazione mineraria sono molto severe. Qual è il bilancio economico di questa operazione? Che è stato indebolita l'industria automobilistica occidentale. Hanno seguito la politica con investimenti elevatissimi sull'elettrificazione. Il mercato non sta rispondendo, si sono di fatto allontanati dallo sviluppo sulla tecnologia termica, dove avevano un vantaggio competitivo. E i danni li pagheremo, non è che le lancette della storia vanno indietro. L'impatto sociale che c'è già stato è che l'Europa non tornerà più ad avere 12,9 milioni di addetti tra diretti e indiretti nell'automotive. Questo è l'impatto. Con questo SUV la BYD completa tutta la gamma di categorie di auto fino a quella dei più abbienti, ibrido, benzina ed elettrico, per un totale di circa 140.000 euro. Noi abbiamo le risorse economiche, minerarie e tecnologiche necessarie per produrre auto e batterie. In qualsiasi caso, i costruttori europei che intendono produrre auto elettriche dovranno ricorrere alla filiera asiatica. Aprirete uno stabilimento di produzione anche in Italia? Può essere. Per ora stiamo producendo in Ungheria. Il nostro obiettivo è espanderci nel mercato europeo e, laddove può essere utile, anche collaborare con i partner locali. Ah, la portiera si chiude da sola. È la fiera della pigrizia questa. Sono un ingegnere e mi occupo di centraline elettroniche per l'automotive. Sono di Hong Kong, sono un dissidente e ora vivo in Francia. Non vorrà mica dirmi che è qui per acquistare un'auto cinese. Vi state inginocchiando ai cinesi. Per costruire queste macchine servono il rame, il litio, il cobalto, il manganese, tutte risorse di cui la Cina è ricca. La transizione energetica dovrebbe servire a tutelare il pianeta. Quest'auto non è per niente ecologica. Nella filiera produttiva ci sono problemi di inquinamento e di diritti umani. E non è nemmeno a basse emissioni, perché per costruire le batterie si produce moltissima CO2. Perché comprate le macchine dai cinesi? Secondo lei siamo stupidi? Yes, very stupid.